Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: Laura Pausini ha prontamente denunciato. Non poteva di certo permettere che i suoi fan venissero coinvolti così brutalmente. Cos'è successo? Una delle star più invidiate e ammirate nello stesso tempo, Laura Pausini è reduce dall'evento dell'anno, considerato il più atteso. Trattasi dello show musicale Una Nessuna 100.000, dedicata alla violenza di genere. Grande musica e naturalmente ospiti d'eccezione, da Emma a Gianna Nannini. In queste ultime ore però, Laura si è trovata in una situazione incresciosa, a dir poco imbarazzante e al contempo gravosa, in cui si è trovata costretta a trarre in salvo i suoi fan da un minaccioso pericolo. Istantaneamente, è seguita subito una denuncia social affinché non succeda mai più. Ecco di cosa si sta parlando. Laura Pausini, i fan raggirati. La cantante e i suoi ammiratori sono legati da una profonda simbiosi. Un rapporto sacro, tanto da essere celebrato, come è accaduto in quest'ultimo periodo per il raduno del suo fan club a cui non poteva mancare. Un altro show incredibile a cui hanno presenziato persone provenienti da tutta Italia. In queste ore, queste stesse persone, come tutti gli altri fan nel mondo, sono stati messi in pericolo e per fortuna la loro Beniamina li ha salvati, denunciando pubblicamente quanto stesse per avvenire, anticipandone la tutela e prevenendo così il peggio. Di seguito si riportino tutti i dettagli della vicenda. La denuncia è arrivata. Stando a quanto pubblicato mediante Instagram Stories, sembra circoli un account fake di Laura Pausini in cui l'artista scriverebbe in privato ai suoi fan, intrattenendosi e chiedendo loro di chattare e uscire insieme. Per i medesimi costituirebbe il sogno della vita, se fosse vero. Difatti, la cantante ha nuovamente postato ed effettuato lo screenshot della conversazione in corso, dichiarando che si tratti di un falso. Una denuncia pubblica in piena regola, almeno sui social, anche al fine di allertare ulteriori ammiratori dai pericoli che può nascondere la rete. Una brutta situazione in cui il profilo fake ha cercato di accattivarsi la potenziale vittima attraverso parole dolci e lusinghe, colpendone il punto debole, come la seguente frase: "Sarei molto felice di ricevere da te un cuore per dimostrarmi che sei davvero un fan. Meno male che con i mezzi attualmente a disposizione, nella società d'oggi, si possono segnalare questi episodi così truffaldini, al fine di rendere consapevole il pubblico di quanto accade, evitando così che possa crederci e sperando al contempo che certe situazioni non si ripresentino più. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao."